sono Gala. Scusate un po' le condizioni, ma sono appena uscito da una febbre pesantissima. Raga, vi giuro, non è Covid. Ma comunque non sono ancora totalmente al 100%, diciamo, infatti ho ancora un po' il naso chiuso. Sopportate un po' la mia voce nasale, ma vabbè. Oggi voglio rispondervi a una domanda che mi è stata fatta qualche giorno fa su Instagram. Raga, seguitemi su Instagram, fondamentale. Dove mi è stato chiesto: che taglio posso fare per il mio matrimonio? Sono guardato un attimo dentro e ho detto: ma io non ci ho mai pensato a una cosa del genere. Più che altro chiedere un taglio per un matrimonio a me, che sono più single dei single, cioè. Allora ho dovuto ragionare su tutti gli stili che ho creato per tutti i ragazzi che sono sposati e sono venuti a farsi il taglio da me. Ci sono degli stili preimpostati, mi sono studiato un po' di robette fighe che adesso vi dirò. Ma prima di partire, raga, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, che è anche questo fondamentale. Per Instagram c'è il link qua sotto in descrizione. Guardate il video fino alla fine e direi che possiamo partire. Allora, io partirei prima dandovi tre consigli, secondo me, fondamentali per affrontare questo pessimo evento. No. E il primo consiglio che voglio darvi è di non fare mai i lati a pelle. Probabilmente molti l'avranno fatto, saranno sposati col taglio a pelle, li va a gusti, raga. Ma secondo me il taglio a pelle rimane sempre un taglio tamarro, sportivo, non adatto a un matrimonio. Cioè, io non ci vedo nessuno con l'abito elegante e poi la sfumatura a pelle, cioè. Se proprio vogliamo fare un taglio a pelle, possiamo fare dei punti luce su basetto e collo, così che compaia un po' di pelle. Ma raga, i lati devono essere, secondo me, scuri. Almeno scuri, non dico lunghi da pettinare, però tipo così come ce l'ho io ora. Fatemi ricoprire, che mica faccio schifo. Non so manco che faccia avrò in sto video. Comunque, primo consiglio, più importante di tutti: non fate i lati a pelle, piuttosto fate dei punti luce. Secondo consiglio: molti pensano che per fare il matrimonio devo usare migliaia di chili di prodotti per far sì che la pettinatura venga figa. No, ricordiamo sempre che la bellezza naturale è sempre meglio di una bellezza artificiale. Cioè, capite quello che voglio dirvi? Nel senso, se usiamo 10.000 prodotti per farci i capelli, sembriamo dei bambolotti finti, lucidi, che a parer mio non è niente di che. È importante usare dei prodotti, ma usare quelli giusti e quelli che servono. Terzo consiglio, ma anche questo molto molto importante: scegliete il taglio in base al vostro viso. Non guardate solo i tagli che vi consiglio in questo video, non guardate i tagli che usano tutti quanti nei matrimoni, ma valutate la vostra forma del viso. C'è un video qua sul canale, così potete andarlo a vedere, potete prendere un po' spunto. Però anche questo: non c'è un taglio giusto per il matrimonio, c'è un taglio giusto per il tuo viso, per come sei fatto tu, anche per come ti vedi meglio. Io comunque vi darò qualche consiglio, vi mostrerò qualche taglio, così che voi possiate prendere spunto e vedere un po' che taglio fare per il vostro matrimonio, per il vostro giorno che andate in galera. No, sto scherzando. Allora, il primo taglio che voglio consigliarvi è quello un po' più banale, quello un po' più scontato, ovvero il taglio di lato. È usato spessissimo per queste eventualità, per queste occasioni. Se guardate bene dalla foto, ho preso un modello con i lati comunque lunghi, perché si vede, fa la differenza il lato scuro. Il sopra non troppo lungo, sempre da portare leggermente di lato. Se a destra o a sinistra, scegliete voi. È un taglio facile da pettinare, facile da gestire anche durante la giornata, quindi se durante il matrimonio si scherza, si ride, si fa chissà che cosa, basta fare un po' di movimento e i capelli tornano a posto. Un'idea anche molto carina è la riga. Si può fare, non è né tamarro né elegante, ci può stare, dipende sempre anche da che attaccatura si ha, da che pettinatura si vuole fare, ogni volta è un casino dire ste robe. Comunque a me personalmente la riga piace, consiglierei anche da fare un matrimonio stile questa foto qua. Così abbiamo risposto anche alla domanda: posso fare il taglio con la riga per il matrimonio? Sì. Se invece vogliamo vedere anche i lati leggermente più lunghi, il taglio che vi consiglio è questo. Qui siamo veramente super eleganti, diciamo che un abito elegante con i capelli così, diciamo che ci stanno alla perfezione. Qui, a differenza dello scorso taglio, è che probabilmente sono molto più ingellati, c'è un prodotto lucido, quindi ho una cera lucida o un gel. Non mi dispiace troppo come effetto, soprattutto per un matrimonio, però iniziamo a sfociare verso il finto, quindi bambolotti noi non dobbiamo esserlo, non dobbiamo sembrarlo nemmeno, però rispecchia tutte le caratteristiche: elegante, semplice e non troppo finto. Oppure possiamo vederlo ancora con i lati più lunghi, quindi questo stile qua, stile molto figo, un po' più spettinato, un po' più naturale. Qua non si devono usare nemmeno troppi prodotti, infatti, anzi, meglio non mettere niente. I lati da portare tutti all'indietro, il sopra da portare leggermente di lato. Se dovessimo dare un voto a questo stile di taglio, che poi vi ho fatto vedere tre tagli, però uno stile solo, gli darei un 7, perché è un po' banale, però funziona, quindi va bene. 7 e mezzo, dai. E ora vi faccio vedere il secondo stile di taglio, che è un po' più spettinato, però non mi dispiace, ovvero questo.
È uno stile sempre sul lungo, un po' sul naturale, aperto, quindi una mezza riga centrale, tra virgolette. È una moda che si usava tanto tempo fa, si vede tantissimo tipo nei film antichi, no? Nei quei film un po' vecchiotti. Ed è uno stile che a me personalmente fa impazzire, oltre che ce l'ho anche adesso, ma non li ho pettinati, quindi lasciamo perdere. Può essere figo sia con i lati abbastanza corti, quindi stile taglio che ho io adesso, quindi lati scuri, punti luce magari su basetto e collo. Non è nemmeno troppo uno sbattone da fare, perché effettivamente dobbiamo solo pettinare la parte laterale all'indietro. Quindi un'altra cosa figa di questo taglio è che non abbiamo bisogno di prodotti particolari, magari possiamo usare qualche gel, qualche volumizzante spray. Ci sono alcuni prodottini che potrei consigliare, ma comunque serve veramente poco. Se dovessi valutare questo stile, quindi un po' più naturale, un po' più vecchiotto, gli darei un 8, perché non tutti lo possono fare, non è uno stile che sta bene su tutti, però se vi sta bene fate la differenza. E ultimo taglio che voglio consigliarvi è il taglio all'indietro. Attenzione però, il taglio all'indietro non sta bene a tutti, punto primo. E punto secondo, se crea un effetto schiacciato fa cagare, quindi dobbiamo fare una cosa fatta bene. Allora, intanto parliamo dello stile. È uno stile un po' usato, abbastanza comune, ma comunque si usa per questi eventi. Da pettinare, se vogliamo fare una pettinatura fatta bene, è un po' una bestemmia tra virgolette, ma chiamate il vostro barbiere, ve lo fa lui, vi fa la pettinatura e boh, chiusa lì. Come ho fatto tantissime volte anch'io, per i matrimoni solitamente mi chiamano, mi dicono: "Gala, vieni a farmi i capelli." E io vado, cioè non c'è nessun problema. Si può usare del gel, si può usare la lacca, si può usare della cera. Dipende sempre da che stile si vuole ottenere, ma comunque uno stile secondo me molto molto figo. Questa pettinatura la potete fare solo se avete un particolare che segue questo stile, ovvero la fronte. Se avete una fronte parabolica tipo la mia, non è perfetto da fare all'indietro, perché sennò ci fa una fronte alta 8 metri e non va bene. Però se avete una fronte contenuta, riuscite a pettinarvi i capelli abbastanza bene anche da soli, avete voglia di smattare leggermente, magari durante la giornata rischiamo che si spettini un po', ma comunque va bene lo stesso, il taglio all'indietro è perfetto. I prodotti possiamo consigliare una cera, possiamo consigliare una lacca, possiamo usare un volumizzante in polvere, ci sono tantissimi prodotti che si possono usare, poi dipende sempre dal capello. E se dovessi dargli un voto, anche questi stili qua gli darei sempre un 8, perché comunque ci sta. Se vogliamo dare anche uno stile bonus per chi vuole assolutamente fare il taglio a pelle, vi faccio vedere uno stile di taglio che farei io se volessi fare il taglio a pelle, ovvero questo. Ciuffo leggermente rialzato in avanti con i lati a pelle, che comunque ormai dobbiamo parlare così. Non è nemmeno troppo uno sbattone da fare, un po' di cera opaca per sporcare un po' i capelli e lasciarli in avanti. Non c'è bisogno di troppi prodotti, quindi va bene così. Se proprio vogliamo fare questi maledetti lati a pelle, possiamo optare per un mosso in avanti o un ciuffo leggermente rialzato. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia servito. Mi raccomando, non sposatevi. Lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio, vi voglio bene. Ciao raga.